Arriveremo a Brescia entro il 2016, quindi il primo pezzo Treviglio-Brescia è fatto. Sulla Brescia-Verona abbiamo già oltre 2 miliardi da spendere e stiamo finendo, diciamo, gli ultimi accorgimenti progettuali, ma contiamo di essere rapidi per far partire i cantieri definitivamente anche qui. Sull'altra tratta, che da Verona va a Vicenza e poi a Padova, abbiamo anche lì una buona disponibilità finanziaria di oltre 1,5 miliardi, quindi abbiamo i soldi per lavorare per alcuni anni, diciamo. Quindi l'alta velocità sul corridoio mediterraneo, non dimentichiamo, questo è un grande corridoio europeo, un corridoio che deve essere pensato per i prossimi 100 anni, non per i prossimi 10 anni, e quindi dobbiamo fare in modo che tra qualche anno su questi corridoi viaggino anche le merci. Altrimenti questi territori che producono così tanto, sono così laboriosi e produttivi, avranno dei problemi per il trasporto, per esempio, delle merci su ferro se non aumentiamo le capacità. E quindi, siccome siamo obbligati poi a spostare più del 30% del traffico merci nei prossimi anni dalla strada al ferro, anche per rendere il nostro ambiente migliore, per pagare meno prezzi alle nostre comunità con i camion, di noi che ci prepariamo a produrre più corridoi, più grandi e più capaci. Certamente, come abbiamo sempre detto, l'alta velocità è stata un'esperienza di grande successo, ovviamente va estesa anche al sud, e quindi con l'autoressa Morgante, con Trenitalia, con Ferrovie dello Stato stiamo ragionando di questi investimenti ulteriori. Però va anche detto che dobbiamo guadagnare più terreno sul trasporto pubblico locale, sul pendolarismo che riguarda milioni dei nostri concittadini, e quindi noi abbiamo detto che il nuovo corso di Ferrovie dello Stato, di Trenitalia, sarà molto concentrato su questo, a partire innanzitutto dall'acquisto di nuovi mezzi. Trenitalia già ha cominciato a fornire dei nuovi mezzi per i pendolari. Noi abbiamo dato una disponibilità adesso come governo per un acquisto centralizzato di mezzi di treni regionali molto forte. Vogliamo acquistarne nei prossimi 3-4 anni più di 300, quindi abbiamo già messo a disposizione quasi 1 miliardo di euro complessivo tra disponibilità dello Stato, di cassa depositi e prestiti e così via. E quindi credo che migliorando i mezzi, migliorando le tecnologie e investendo molto sui corridoi, perché gli investimenti che lo Stato fa, noi investiamo moltissimo adesso sui corridoi del trasporto pubblico locale, non solamente sui grandi corridoi di alta velocità. Quindi con questi investimenti pensiamo di migliorare molto il servizio, molto. Stiamo anche facendo un lavoro molto puntuale con tutte le regioni, lo sta facendo Trenitalia in maniera ottima, e credo che se uniamo a questo la nuova regolazione del trasporto pubblico locale, dobbiamo davvero essere un po' più ottimisti. Certamente più volte ne abbiamo parlato e abbiamo deciso insieme di valutare queste tre soluzioni progettuali, di fare una discussione di merito, una discussione che sia correlata anche ai costi e ai benefici, ovviamente, dell'investimento. La cosa importante è che Vicenza avrà l'alta velocità e l'avrà, appunto, i finanziamenti ci sono, e troveremo la soluzione più idonea, più adatta al territorio. La discussione ci sta, è giusto che ci sia. Ripeto, stiamo facendo questo stesso lavoro in tante altre parti d'Italia, lo stiamo facendo col Friuli sulla tratta Venezia-Trieste, lo stiamo facendo al sud sulla tratta che da Salerno va a Reggio Calabria, stiamo discutendo dei tracciati migliori e delle soluzioni progettuali migliori, lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo a Brescia rispetto al tema dello Sciunte di Montichiari. Quindi è una discussione opportuna che fa parte di uno stile di dialogo con i territori, troveremo insieme la soluzione migliore. Il mercato, quando è regolato correttamente, quando si pone obiettivi di miglioramento dei servizi ai cittadini, fa sempre bene. Quando è abbandonato a se stesso può anche produrre danni ai cittadini. Quindi, siccome questo è un mercato regolato, vigilato dallo Stato, io credo che ci siano le condizioni perché si possa sviluppare lì un buon investimento e migliori condizioni per i cittadini.
quindi noi non interferiamo con le scelte di mercato, è una trattativa tra privati, certamente pretendiamo che vengano rispettati gli investimenti che sono stati programmati e anzi che venga aumentato l'investimento sull'infrastruttura per una migliore sicurezza e per anche dare ai territori le compensazioni adeguate. No, questa è una vendita, la gara per la concessione è già stata effettuata a suo tempo, questa è una vendita di quote tra privati, noi non abbiamo titolo per intervenire, abbiamo titolo, ripeto, per esigere che vengano rispettati gli investimenti, ma su questo i nuovi soci hanno detto che non avranno nessun dubbio, anzi ci stimolano a correre per le soluzioni che peraltro abbiamo già trovato. La 31 Nord ha una svolta per gli impegni che ci siamo reciprocamente presi con la Regione Veneto e la Regione Trentino. Basta, abbiamo trovato l'accordo, il corridoio si farà. Come avevo sempre detto ai sindaci della Val d'Astico, al mio amico Achille Variati, è qui, la Val d'Astico si farà, infatti la faremo. Non è detto che debba farsi per forza un'opera gigantesca e così via, perché noi puntiamo molto sul ferro e non sulla gomma per il trasporto merci, ma l'opera si farà, sarà un corridoio fruibile di collegamento, quindi ci saranno tanti cantieri che si apriranno quando avremo depositato la convenzione, e parliamo di pochi giorni, non parliamo di mesi, quindi sono molto tranquillo sul fatto che ripartono gli investimenti complessivi dell'A4 grazie al fatto che abbiamo sbloccato l'intesa. In campo ferroviario davvero siamo molto tranquilli, avete visto che bella e accurata officina che c'è qua con grande professionalità, quindi sui treni si viaggia sicuri, più che in strada. Vicenza Più, come le impressioni di questa visita? È un bellissimo stabilimento, grande professionalità, grande orgoglio delle Ferrovie dello Stato. Grazie. Analisi comparative che non mettono in dubbio o in discussione il passaggio, il quadruplicamento della linea, quindi il passaggio dell'alta velocità, ma la danno per scontata, per già fatta, per già decisa. Quello che chiedono è solamente di decidere dove posizionare o spostare le stazioni, quale colore dare ai binari o ai treni del futuro. Una consultazione che si fa senza informare i cittadini su che cosa dovranno andare a esprimersi, su che cosa dovranno votare, perché di assemblee pubbliche non ne sono state fatte, perché di incontri informativi, di incontri partecipativi non ce ne sono stati. L'unica cosa sono gli articoli del giornale di Vicenza, che chiaramente, essendo schierati con i poteri forti di questa città, di questo territorio, chiaramente hanno già deciso da che parte stare. E allora noi abbiamo lanciato una raccolta firme, una petizione online sul sito del Comune, perché riteniamo che quella debba essere anche l'espressione, il luogo dove i cittadini devono avere il diritto di esprimersi. È una raccolta firme cartacea, abbiamo già raccolto centinaia di firme dove chiediamo appunto all'amministrazione di aprire un percorso partecipativo vero, di posticipare la consultazione e di costruirla insieme ai cittadini e soprattutto di inserire all'interno di questa consultazione l'opzione zero e tutte le analisi costi e benefici, tutti gli elementi di impatto di questa opera che fino ad adesso ancora non conosciamo. Arriva il ministro Delrio a Vicenza, arriva all'Arsenale a parlare di TAP. Solo che se avessimo dovuto aspettare il giornale di Vicenza l'avremmo scoperto stamattina, perché la realtà è che quando viene un ministro in qualche città viene sempre contestato dalle persone, dai comitati e dalle associazioni che si battono per i territori. Vengono contestati contro le grandi opere, vengono contestati contro il sistema delle pensioni, vengono contestati contro il sistema finanziario. La realtà è che questo governo ha perso completamente la presa e il rapporto con la cittadinanza. E anche oggi noi scendiamo qua in piazza per far capire che io, perché questa città, noi, la TAP, questo progetto scandaloso, devastante, non lo vogliamo, non lo accettiamo e ci battiamo in questo territorio per difenderlo dalle speculazioni e dalla distruzione che porterebbe questa ferrovia. Ci viene detto che il quadruplicamento è scontato, che la TAP è il futuro di questa grande opera. Oggi il giornale di Vicenza porterà 1.300.000.000 di cittadini. In realtà è solo la differenza dei costi dei due progetti. Ci viene detto da Delrio, viene qui a portare il futuro. In realtà la TAP non è il futuro,
perché un progetto che ha 20 anni e che viene portato avanti contro il volere dei popoli, dei territori dove viene occupato, non è esattamente il futuro, perché un progetto che ha 20 anni è esclusivo, escludente rispetto alla popolazione, perché in realtà questo treno se lo potranno permettere in pochi e dovranno spostarsi ad altre velocità in poche persone. E in realtà il futuro adesso, in questi tempi di crisi, in questi tempi di cambiamenti sociali ed economici, non può che guardare ad aprire, a diventare includente il futuro. Questo progetto, questa TAV che tanto vanno spacciando per i territori, non può essere il futuro proprio perché esclude, non è un servizio per tutti, è un servizio per pochi e per il profitto di pochi, e questo noi non lo accettiamo.